Buongiorno, un saluto e un ringraziamento. Sono Maurizio Borghese, avvocato appunto che si occupa di questo settore. Cercherò, in adesione all'invito rivoltomi, di effettuare un intervento che possa offrire degli spunti critici, degli spunti di dibattito, quindi invitando apertamente alla partecipazione. E in particolare appunto il tema che mi è stato assegnato è quello che riguarda i marchi e il design, ma mi è stato chiesto anche di fare un riferimento alla tutela delle invenzioni o modello di utilità, quindi di estendere leggermente l'ambito di questo intervento, mentre invece dei marchi agroalimentari parlerà l'avvocato Montilione. Noi interagiamo come normalmente facciamo nell'ambito di questi interventi e seminari, e quindi partirei dal riferimento fatto alla riforma della recentissima, quindi entrata in vigore dal 20 settembre scorso, relativa all'istituzione del Tribunale delle Imprese. Quindi anche Potenza, come tutti i capoluoghi di provincia, avranno il proprio tribunale. Avranno, nel senso che non era tra quelli che già avevano una propria sezione specializzata in materia di proprietà industririale, cui sono devolute per competenza tutte le questioni che ci riguardano il settore specifico della proprietà industriale. Perché offriamo spunti critici e entriamo direttamente nel vivo delle questioni e delle problematiche, perché questa è una riforma, a me non piace generalmente avere quello spirito critico negativo nei confronti di provvedimenti legislativi che cercano di dare un riassetto alla materia, una migliore distribuzione anche sul territorio, delle possibilità di poter ricorrere al giudice per poter vedere tutelare i propri diritti nello specifico settore. Si pensi che con la legge del 2003, che è stata quella istitutiva delle sezioni specializzate, ad esempio la Sardegna ne era completamente priva. Motivi politici anche all'epoca hanno influito su questa scelta e determinazione, per cui la Sicilia ne aveva due, Catania e Palermo, la Sardegna nessuno, per cui chi avesse voluto rivolgersi a un giudice per ricevere tutele in questa specifica materia si sarebbe trasferito a Roma, cosa un po' impegnativa sotto vari profili economici ma anche psicologici, una serie di temi effettivamente di problematiche relative a questa proprio possibilità materiale di accesso al servizio di giustizia così inteso. E per quanto riguarda Potenza, appunto, la sede naturale sarebbe stata Bari, invece dal 20 settembre è Potenza. Perché non va bene questa riforma? Quali sono gli aspetti negativi di questa riforma? Innanzitutto, una riforma cosiddetta a costo zero. Le riforme a costo zero normalmente si riflettono sui cittadini, e anche in questo caso c'è questo riflesso di carattere economico, perché già nel progetto che era nato, la legge del dicembre, decreto legislativo, del gennaio di quest'anno, con una norma piccola, mezzo rigo, si diceva che il contributo unificato era quadruplicato, vale a dire che solo per l'accesso alla giustizia il costo di un contributo ordinario sarebbe aumentato di 4 volte, quadruplicato, in seguito a una serie di proposte, proteste, eccetera, c'è stata una modifica per cui questo contributo oggettivo adesso è soltanto, tra virgolette, duplicato. E anche questo è un qualcosa che ovviamente come impatto scoraggia, o quantomeno nei confronti del soggetto che si rivolga al tribunale, quindi all'impresa, all'imprenditore, ma anche al singolo che voglia vedere tutelato un proprio marchio, un diritto di privativa, già quantomeno genera poi un'aspettativa di risposta di giustizia così forte, così efficace, perché giustamente pagando il doppio e si voleva far pagare il quadruplo, ci si aspetta anche una risposta dei tribunali che sia parimenti efficiente e in termini organizzativi e soprattutto in termini temporali, perché un provvedimento concesso dopo tanto tempo non è atto a soddisfare, anche se favorevole, il diritto di chi lo ha azionato in giudizio. Al di là quindi dell'aspetto prettamente economico di questo raddoppio del contributo, appunto, sono passate le sezioni da 12 a 21, abbiamo un più 9, e questo purtroppo lo si dice e si spera che le questioni non vengano poi sollevate sotto questo profilo, perché potrebbe avere delle ripercussioni poi sui processi che si andranno a tenere, contrasta un po' con le normative comunitarie che volevano invece che i marchi, le sezioni specializzate fossero in numero ridotto. La geografia precedente era quella che ne prevedeva l'istituzione di 12 tribunali specializzati, e già l'Italia rispetto ai paesi della Comunità Europea ne aveva
tanti. È vero che ha un territorio che si distribuisce in verticale, insomma ci sono diverse esigenze, diciamo, un territorio non così ampio, ma comunque geograficamente fatto in un certo modo, ma già 12 erano tante, 21 potrebbe creare un procedimento anche di infrazione all'Italia per aver fatto questa riforma, per non averla fatta seguendo le normative comunitarie, perché avrebbe dovuto seguire una determinata procedura approvata a livello comunitario, procedura che invece non è stata purtroppo saltata. Per quanto riguarda le materie, fino ad oggi appunto le sezioni specializzate si occupavano solo esclusivamente di proprietà industriale ed intellettuale. Sembra una materia ristretta, le sfaccettature sono tante, perché tematiche relative ai marchi, al design, ai brevetti, al diritto d'autore implicano comunque da parte del magistrato una conoscenza, diciamo, di un settore ben ampio, più di quanto si possa diciamo immaginare. E onestamente il risultato comunque è sempre stato buono. Questi giudici, 6 per ogni sezione per comporre i collegi, hanno dato risposte soprattutto per i ricorsi in via cautelare, risposte immediate, celere, e quindi il risultato poteva sicuramente considerarsi positivo. La estensione della materia, delle competenze al diritto societario e alla materia degli appalti, cui faceva riferimento la dottoressa Morelli, fa sì che i giudici, che sempre 6 devono essere, un presidente più 5 giudici, dovrebbero avere una competenza estesa al diritto societario, sia pure limitato tra virgolette alle società di capitali. Ma allora anche una questione ereditaria di quote di una SRL potrebbe andare, anzi dovrebbe andare, l'azione materia dinanzi al giudice del Tribunale per le Imprese, e quindi implica tutta una serie di conoscenze anche nell'ambito di diritti, comunque diritto, ma comunque che sono lontani da quello che è propriamente la proprietà industriale. Per non parlare poi della materia degli appalti, e allora lì bisogna immaginare che quantomeno per competenze si possono distinguere, ci possono essere 2 giudici specializzati in materia di appalti, 2 in materia di societario, 2 in materia di proprietà industriale, però immaginerete che quando poi ci sono i cautelari, c'è un collegio e vanno formati, insomma tutta questa divisione di competenze potrebbe comunque non funzionare, e quindi trovarsi uno stesso giudice contemporaneamente a dover decidere per un appalto e per una questione invece di diritto industriale. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, le critiche di questa riforma, tenuto conto che poi il tutto doveva, nello spirito della legge e della istituzione delle sezioni specializzate, quindi il Tribunale delle Imprese, far sì che a questi giudici si può demandare anche, non dimentichiamo, la trattazione di processi diversi. Quindi loro non trattano solo queste materie, ma possono trattare anche processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa. Cioè è una dichiarazione di stile che poi in concreto potrebbe non dare, diciamo, i risultati sperati. Ciò detto, vediamo che cosa si intende per proprietà industriale, quindi di che cosa stiamo parlando, qual è il nostro ambito specifico, e quindi noi dobbiamo far riferimento a livello normativo al codice della proprietà industriale, in particolare all'articolo 1 e 2, poi tutte le norme ci sono inserite nell'ambito diciamo, della presentazione che sarà a disposizione. Cercherò di passare velocemente, di trattare velocemente questi argomenti per vedere in concreto poi di trattare di casi pratici e vedere aspetti, diciamo, più vivi, più allettanti, diciamo, della materia, per poterne discutere insieme. Allora, l'espressione proprietà industriale, quindi diritti di proprietà industriale, sono indicati all'articolo 1 del codice della proprietà industriale. Si tratta di un vero e proprio codice entrato in vigore nel 2005, di una vera riforma, una buona riforma da parte del legislatore italiano, che ha non solo riunito, quindi messo insieme, ma veramente ricodificato la materia in adesione ai principi comunitari, per cui all'articolo 1 noi abbiamo l'espressione proprietà industriale comprende che cosa? I marchi e altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, denominazioni d'origine, di cui parlerà poi l'avvocato il professor Montelioni, disegni e modelli, invenzioni per quanto riguarda l'interesse nostro del nostro intervento oggi, oltre ai modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
Qual è la novità e la positività di questa riforma? Che, guardando all'articolo 2, Costituzione ed acquisto dei diritti, viene fatto riferimento alla protezione, quando ne ricorrono i presupposti di legge, ai segni distintivi diversi dal marchio registrato. Quindi, segni distintivi diversi dal marchio registrato, facciamo riferimento al marchio di fatto, quindi a un segno, a un marchio, un segno distintivo che un'azienda abbia usato nel tempo, che però non abbia provveduto a registrare. Grazie a questa codificazione, all'inserimento tra i diritti non titolati, quindi quelli che non hanno superato quella fase, quel processo che per le invenzioni e modelli di utilità si attua, quindi non hanno avuto il titolo, quindi non sono stati brevettati, per quanto riguarda i marchi, disegni, modelli che non hanno superato, sono stati sottoposti a procedura di registrazione, ma che sono stati utilizzati nel tempo, e questo marchio, il marchio di fatto ha una, può avere un'importanza veramente rilevante, quindi le aziende che abbiano usato sempre un certo segno, pur non avendolo registrato, sono, come dire, io le solleciterei, le inviterei, come mai ci fossero realtà di questo genere, a pensare al segno che si è sempre usato, alle modalità d'uso, perché, e ci sono poi delle schede nell'ambito della presentazione, in cui ho fatto riferimento al valore, all'aspetto temporale, alla diversità, al diverso agire, ai diversi effetti del tempo per quanto riguarda i marchi, i disegni, i modelli e le invenzioni. Perché questo? Perché se si è usato sempre un certo segno, quindi faccio riferimento al marchio di fatto, che viene tutelato come un marchio registrato, questo passare del tempo rafforza la posizione dell'imprenditore e consente all'imprenditore poi comunque di poterlo registrare in un qualsiasi momento, scegliendo poi il tipo di registrazione a seconda dell'interesse del mercato di espansione effettivo o potenziale, per poter ottenere anche questo titolo. Quindi il tempo giova a favore di questa situazione. Per quanto riguarda i disegni e i modelli, invece, bisogna stare attenti diversamente al passare del tempo, perché nel momento in cui si è ritenuto di creare un particolare modello, disegno modello è una locuzione che comprende quello che un tempo si chiamavano modelli ornamentali. Modello ornamentale è stato abolito, anche se nella modulistica noi ritroviamo ancora modello ornamentale, una modulistica che viene utilizzata, obsoleta, e che a volte trae in inganno sotto questo profilo, perché ci sono state riforme negli anni che hanno determinato a livello comunitario questo passaggio, perché si riteneva che attribuire tutela a un disegno modello, quindi a un qualcosa, a un modello ornamentale, quindi a un oggetto del design, nel momento in cui fosse dotato di uno speciale ornamento, in effetti conferiva al giudice una particolare discrezionalità in termini di tutela nella valutazione, quindi che poteva essere, rischiare di essere un po' troppo soggettiva, di questo speciale ornamento, atto a conferire, insieme a una serie di altri elementi, tutela rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato. Invece i requisiti appunto riguardano la novità, l'originalità, e poi vediamo in particolare come si specifica a chi dobbiamo fare riferimento per sapere se sia effettivamente dotato di questi requisiti che ne consentono una corretta concessione del titolo per quanto riguarda i disegni modelli, e quindi non facciamo più riferimento all'ornamento ma al carattere individuale di questa soluzione sotto il profilo estetico, di questo aspetto esteriore del prodotto. Con riferimento all'aspetto temporale bisogna stare attenti, perché chi lo avesse creato ha la facoltà anche di poterlo immettere sul mercato senza essere dotato del titolo, non è consigliabile, però ci sono aziende che ritengono giustamente, poi per altri versi, di non rischiare, di non investire su un nuovo oggetto di design, e vogliono vedere quale sia la risposta del mercato. Questo è consentito perché c'è il cosiddetto anno di grazia, quindi che consente nel termine, nel lasso temporale di un anno, poi di poterlo registrare, ottenendo poi la tutela specifica prevista per i disegni modelli, quindi per un lasso temporale ben più ampio, e non avrà avuto l'effetto distruttivo della novità questa divulgazione, questa offerta in pubblico, questa esposizione eventuale in fiera che ne sia stata fatta, e anche le vendite dello stesso prodotto, purché nel lasso temporale di un anno. Per quanto riguarda invece le invenzioni
intese come invenzione oppure come modelli di utilità, una particolare soluzione che si adatta a un prodotto già esistente, che conferisce allo stesso maggiore comodità, e le invenzioni viste come idea, quindi, che sia suscettibile di applicazione industriale, lì dove ricorrono una serie di requisiti, il fattore tempo va considerato in maniera particolare, perché la predivulgazione in quel caso, quindi il fatto di aver potuto vendere anche solo un prodotto, o di averlo esposto in fiera, o di aver fatto, come a volte accade nelle attività di ricerca, il professore universitario che fa una scoperta e così contento, più che una scoperta, un'invenzione, perché sennò saremmo in un altro campo che esula dalla brevettazione, suscettibile di applicazioni industriali, lo espone nell'ambito di un convegno, di un seminario, ne specifica, dà la possibilità all'esperto del ramo, cui bisogna fare riferimento, di poterlo riprodurre, perché dà tante informazioni con le schede tecniche, quindi con la capacità, quindi mettendo in condizioni di poter ripetere l'oggetto, che è l'oggetto del trovato, in quel caso quella predivulgazione, e quindi l'effetto temporale, avrà avuto un effetto distruttivo, perché l'eventuale poi brevettazione farà sì che forse, o anzi plausibilmente, possa anche superare un esame e quindi ottenere questo titolo di privativa, ma è un titolo di privativa che poi può cadere nel momento in cui si va ad azionare per cercare di tutelarlo nei confronti di un prodotto che interferisca con l'ambito di protezione attraverso le rivendicazioni che si è voluto dare a questo prodotto. Ecco perché l'aspetto temporale è fondamentale per tutte e tre le ipotesi che stiamo verificando, e agisce in maniera diversa a seconda che ci sia un marchio, un disegno modello, oppure un oggetto di design, oppure un'invenzione. Ancora in dottrina si dice che la proprietà industriale sia costituita dall'apparato di principi giuridici volti a tutelare i frutti dell'attività creativa e dell'ingegno umano, e quindi la legge attribuisce al creatore inventore un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni e invenzioni, predisponendo gli strumenti per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati. Amo leggere l'edizione per quanto riguarda per tutelare ad esempio una denominazione d'origine e quindi quei diritti non titolati attraverso il ricorso all'articolo 700, qua parlo più a, non so se ci siano avvocati, a parte appunto che conosco, o soltanto imprenditori che abbiano o meno conoscenza di queste maggior rigore nella valutazione degli elementi, non tanto del fumus quanto del cosiddetto periculum, e quindi che invece nella materia industrialistica si dice che sia attenuato, cioè è più favorevole la normativa industrialistica, detto proprio veramente in termini pratici, effettivi, così per poter cercare di ottenere un provvedimento, mentre invece la tutela cosiddetta residuale, quella della concorrenza sleale, e faceva attraverso l'articolo 700, implicava anche dovesse essere una violazione di origine, cioè di qualcuno che attribuisce al suo prodotto una caratteristica che non ha. Quella norma soccorre, viene applicata, perché comunque è, questo è un atto di concorrenza sleale anche per appropriazione di pregi, cioè che è vietato, cioè ci si appropria di un pregio, di un riconoscimento che quel prodotto in effetti non ha avuto, perché non è un DOC, cioè quindi non ha avuto quel particolare pregio, quel segno distintivo, quella particolare, sia con un'azione per contraffazione, sia con un'azione e cumulare la tutela anche per concorrenza sleale. E quindi quali sono i provvedimenti che si chiederanno al giudice, quindi al tribunale delle imprese? Come si va a incidere sulla vita dell'azienda che abbia compiuto quest'atto di concorrenza sleale o di contraffazione a danno di colui il quale aveva un titolo di privativa violato? I provvedimenti sono molto incisivi in sede, perché uguale o simile, comunque confondibile a seconda dei casi, o comunque potrebbe essere associato al mio marchio se gode di una particolare rinomanza, e quindi chiedo che vengano sequestrati questi beni, i prodotti contrassegnati da questo marchio. Questo provvedimento, che può sembrare ed è effettivamente forte, fortissimo, eccetera, tuttavia non è effettivamente così soddisfattivo per quanto riguarda il soggetto che ha subito la violazione, perché
L'interesse maggiore è per un altro provvedimento, che è quello che si accompagna comunque a quello di sequestro e può essere chiesto in concorrenza con quello di sequestro, che è quello dell'inibitoria, cioè io devo cercare di, non tanto di sequestrare le 1000, stabilire una penale ad esempio di 200 euro per ogni eventuale violazione dell'ordine di inibitoria. In questo modo io effettivamente, come mai non mi trovi di fronte al contraffattore, all'azienda, come, no all'azienda, all'organizzazione delinquenziale di tipo professionistico, tra virgolette, che non andrà mai a pagare questa inibitoria, ma mi trovassi di fronte un concorrente che, un'impresa che ha compiuto un atto di concorrenza sleale, di violazione o di contraffazione, effettivamente quello è il provvedimento che maggiormente incide, sa che gli è vietato, sa che la violazione ha riflessi anche sotto il profilo penale perché riguarda l'inosservanza di un ordine del giudice, sa che l'eventuale commercializzazione o pubblicizzazione anche soltanto su internet fa sì che scatti questa penale, io in effetti veramente ho fermato l'attività illecita o presunta tale o che sia stata considerata tale in sede cautelare. Quindi sequestro, inibitoria, combinazione della penale, ancora come misura accessoria posso chiedere, si può chiedere la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza e o poi della sentenza successiva che verrà emessa all'esito del procedimento, che dovrà necessariamente essere instaurato a contraddittorio, già integro, già pieno, che c'è, perché c'è stato presumibilmente anche in fase cautelare, salvo che il primo provvedimento non si sia tenuto in udita altra parte, cioè io chiedo di emettere questo provvedimento in via di urgenza assoluta senza neppure convocare l'altra parte, perché penso che nel tempo necessario che intercorre tra la notifica del ricorso e l'udienza di comparizione e la comparizione stessa possono scomparire questi beni, e quindi il giudice, in caso di particolari provate, diciamo, esigenze, fa sì che venga concesso direttamente il sequestro, salvo poi instaurare il contraddittorio immediatamente dopo, per cui la parte subisce contemporaneamente il provvedimento, riceve la notifica e si presenta davanti al giudice la parte convenuta, resistente nell'ambito di questo ricorso, quando già ha avuto un provvedimento negativo di inibitorio di sequestro, normalmente di sequestro. E quindi la pubblicazione per chi ha i suoi effetti ed è importante, perché sempre che non ci si trovi di fronte al contraffattore assoluto che se ne frega di questa pubblicazione, noi potremmo pensare a un'impresa che a livello di immagine, non necessariamente un'azienda quotata in borsa che vede cadere le proprie quotazioni eccetera, ma un'azienda che ritiene di essere sana, di essere, come dire, assolutamente sana, comunque se non inciampata, ma in ogni caso che ha compiuto questo atto, potrebbe soffrire, quindi patire questa eventuale pubblicazione, quindi avere questo marchio di contraffattori, sia pure temporaneo, e quindi questo induce molte volte anche a trovare degli accordi, delle intese, delle buone transazioni che evitano la possibilità che questo giudizio continui con conseguenze ben più ampie. E un altro provvedimento sempre che apparentemente è considerato non invasivo è quello della cosiddetta della descrizione, per cui nonostante il fatto che i beni rimangono nella disponibilità del soggetto che subisce questo provvedimento, si chiede al giudice di ordinare la descrizione, quindi con l'ausilio di anche di dei mezzi cinefotografici, quindi di poter effettivamente descrivere che cosa il bene assunto in contraffazione, ma soprattutto avere accesso alle scritture contabili dell'altra azienda, in modo da poter fotografare senza che l'altra parte lo sappia e possa aver avuto tempo neppure di, come dire, di sistemare, come mai ne avesse avuto la possibilità, per così dire, le scritture contabili in un certo modo, di poter entrare in questa azienda e sapere esattamente qual è il volume di affari relativi a quel prodotto. Questo a volte è ben più efficace, teorica, i giudici dovrebbero sempre concederlo, anche se non è proprio così in seguito a una riforma che c'è stato, inaudita altra parte, perché fissare l'udienza di comparizione ai fini della descrizione vanifica completamente, diciamo, quell'effetto sorpresa che è l'unico che consente effettivamente di poter avere tutti i dati dell'altra azienda in un determinato momento senza che possa aver, diciamo, posto riparo a nulla. È vero che nessuno dirà questo bene è importato oppure è prodotto in contraffazione di un altro, però con i codici identificativi dei prodotti, con le bolle doganali, se è un prodotto importato, con tutta una serie di altri elementi, effettivamente si può, e tante volte ci si riesce con l'effetto sorpresa, andare a colpire l'azienda contraffattrice proprio in questo modo,
che quindi sarà poi sollecitata, indipendentemente dal merito della questione, se effettivamente ci sia o meno contraffazione, concorrenza sleale, violazione di un altro segno, a divenire appunto ad un accordo, oppure si proseguirà nel giudizio e si determineranno poi, se il provvedimento sarà favorevole, anche l'ammontare del risarcimento al soggetto che ha subito questo danno. Allora, vediamo che cosa, si faceva riferimento prima ai marchi e ai segni distintivi, quindi, e alla funzione che il marchio deve, a funzione che il marchio assolve. Tradizionalmente, anche nei nostri, e anche facendo riferimento alle norme civilistiche e alle norme del codice della proprietà industriale, la prima funzione tradizionale del marchio è quella distintiva, cioè quella di rendere riconoscibili e distinguere i prodotti di un'impresa rispetto a quelli prodotti da imprese concorrenti, in modo che ci sia questa differenziazione nella presentazione del prodotto. E questa è una serie, giusto una foto di marchi nel settore alimentare. Alla funzione distintiva si abbina, si associa tante volte la funzione cosiddetta di origine, cioè il marchio è considerato quale indicatore di provenienza e origine dei prodotti e servizi contraddistinti. Questo è vero soprattutto e in special modo nel settore alimentare, è importantissimo questo, perché il legame stretto tra il prodotto agroalimentare e il territorio è di natura inscindibile, cioè io so che un prodotto, delle olive per esempio di Gaeta, oppure un determinato pomodorino coltivato in una certa zona, ha determinate caratteristiche perché per lo stretto legame con il territorio. Ma tutto ciò non vale più, quindi sia come funzione distintiva per certi versi, come funzione d'origine per quanto riguarda i marchi industriali, perché quel legame tra azienda, marchio, quindi tra prodotto e consumatore, si va sempre più ad affievolire in relazione a una serie di provvedimenti legislativi che si sono accavallati nel tempo e a una serie di fenomeni, tra i quali spicca quello cosiddetto della delocalizzazione, che fa sì che questa riconducibilità del segno a una determinata azienda, quindi al legame tra l'azienda e il territorio, parliamo quindi del settore industriale, non sia così forte e significativo. Allora, ancora un'altra funzione che possiamo riconoscere il marchio, che viene riconosciuta al marchio, è quella di garanzia e uniformità di qualità. Cioè io consumatore, indipendentemente dal fatto che mi richiami e mi riconduca a una certa azienda, acquisto il prodotto e ripeto il mio acquisto, perché vedendo quel marchio io ricevo un segnale, il marchio veicola di per sé un messaggio a me consumatore, per cui io so che comprando un prodotto, anche se non l'ho provato prima, anche se non so effettivamente dove sia stato materialmente realizzato, possa avere una garanzia di uniformità di qualità. Cioè io mi fidelizzo con quel segno, con quel marchio, per cui so di aspettare di avere una certa risposta, quindi che la qualità sarà sempre la stessa se il prodotto è così contrassegnato, sia esso un'acqua minerale, un copertone, un jeans, un qualsiasi, diciamo, altro prodotto. E quindi nell'ambito di questo collegamento tra impresa, marchio e consumatore, cui facevo riferimento prima, abbiamo questo fenomeno dell'affievolimento del legame tra azienda, impresa e marchio in relazione al tema della delocalizzazione della produzione, e soprattutto il marchio quindi comincia a assumere, dandomi, veicolandomi tutte queste informazioni, per cui io vado a ripetere l'acquisto perché vedi il segno, cioè il marchio che vende il prodotto, che consente al prodotto di essere venduto, soprattutto per i marchi che poi si affermano sul mercato, che in ragione del loro utilizzo, della pubblicità, degli investimenti realizzati, del successo dei prodotti ad esso collegati, quelli che acquistano una rilevanza, una rinomanza, hanno una vera e propria funzione evocativa, cioè il segno acquisisce un valore attrattivo e con esso il cosiddetto selling power, perché riassume in sé uno status, un ambito, cioè soddisfa delle esigenze che non corrispondono soltanto a un bisogno puramente materiale, ma anche psico, diciamo, psicologico, di avere quel determinato bene così contrassegnato. E il marchio che goda poi di rinomanza ha una tutela, gode di una tutela ultramerceologica, cioè
è idoneo a essere tutelato nei confronti di contraffazioni non solo e non soltanto nel settore specifico, nelle cosiddette classi, nell'ambito della Convenzione di Nizza che va a determinare le varie classi, quindi i settori nei quali io posso andare a tutelare il segno, ma anche ultramerceologica, cioè vale a dire anche i settori nei quali il marchio non sia stato registrato. E non bisogna fare riferimento solo ai marchi che assolutamente e indiscutibilmente hanno questo godo di rinomanza, tipo immaginiamo tipo Armani, Ferrari, Vuitton per dire quella, ma ci sono tutta una serie di altri marchi che in ragione delle prove che poi devono essere portate in giudizio, disegni che possono avere questa tutela ultramerceologica. In termini pratici significa che, ad esempio, come è accaduto, Chanel, non con il marchio denominativo Chanel, ma con il logo, cioè della doppia C incrociata, abbia impedito a un'azienda di Bologna di produrre caffè perché utilizzava questo segno, la doppia C, e aveva scritto Compagnia del Caffè. Effettivamente la doppia C è, corrisponde alle iniziali della parola Compagnia e Caffè, quindi Compagnia del Caffè con la doppia C, però è un marchio, non solo Chanel, ma anche quel logo, quella parte figurativa del marchio che gode, tipo Nike, soltanto il baffo di Nike sul grattacielo, lì a New York c'è solo il baffo, non c'è neppure scritto Nike, perché ha la stessa valenza del marchio denominativo, ha una tutela ultramerceologica e quindi anche se a Chanel non passi, cioè Chanel non abbia alcuna intenzione in assoluto mai di produrre il caffè, lì viene ha ottenuto la protezione perché in quel caso viene colpito il cosiddetto rischio di associazione, cioè anche se pur se non ci sia proprio possibilità di confondere i prodotti, perché un prodotto dell'abbigliamento non si confonderà mai, non avrà mai alcuna, non ha un'affinità, si dice, con il prodotto caffè, però il consumatore potrebbe pensare che quel caffè abbia delle caratteristiche così particolari, così meritevoli, così lodevoli, di avere comunque un rapporto, di essere collegato a Chanel che gli ha consentito di usare il proprio logo. E quindi questo può falsare la libera e leale concorrenza, è comunque un atto di contraffazione e quindi consente quindi a livello ultramerceologico di andare a colpire quindi prodotti che si trovano in settori diametralmente opposti in cui il marchio non è registrato. Questa per esempio è un'immagine appunto della Ferrari, su questa auto ci sono tutta una serie di marchi che vanno dal cavallino rampante, il cavallino al nome Ferrari, allo stesso colore della Ferrari, un particolare tipo di rosso che i colori possono essere registrati come marchi, è consentito dalle normative, certo i colori sono pochi, si vorrebbe dire non si può dare un monopolio a qualcuno soltanto su un colore, insomma andiamo a chiuderli tutti, non ci sarà più possibilità per nessuno, ma in questo caso, diciamo non in questo caso, nel caso della Ferrari, insomma ci sono determinati, si chiamano i pantoni, determinate gradazioni di colori e poi che possono consentire la registrazione di un marchio quale marchio di colore. E ci sono anche qua delle sentenze, dei casi anche discussi diversi che hanno portato a sentenze diametralmente opposte, anche per fortuna o per sfortuna a seconda dei punti di vista, se si pensa all'uniformità del diritto, alla certezza del diritto e quindi a che ci siano certi orientamenti sempre univici, oppure per fortuna dove si possa pensare che a fronte di situazioni differenti i magistrati siano poi anche liberi di potersi, come dire, liberi sempre nel rispetto della legge, di poter non seguire un orientamento giurisprudenziale che fino a quel momento era dominante e quindi cambiare anche determinati orientamenti. In concreto che cosa è accaduto? C'è un provvedimento che è stato commentato proprio da lei sul Gadio, so che riguarda i profumi, ma per quanto riguarda le macchine, per esempio le automobili, ci sono dei provvedimenti emessi dalla sezione specializzata di Milano per cui la Ferrari è andata a colpire e quindi è stato disposto il sequestro e l'inibitoria sulla rete autostradale oppure da Auchan in determinate rivenditori, insomma, di modellini di automobili sui quali non era scritto Ferrari, non c'era il cavallino rampante, soltanto perché erano
rossi, di quel rosso lì, ma qui si potrebbe discutere se fosse proprio quella gradazione, se no, quindi se violazioni di quel marchio di colore o per una serie di altri, in applicazione di altri normativi, quindi anche sulla concorrenza sleale, quindi limitazione servile, quindi perché si è detto che indiscutibilmente, cioè, e non sono state sequestrate tutte le macchine di colore rosso, ma soltanto quelle di colore rosso aventi la forma di quelli di Formula 1, perché si è detto il consumatore quando vede una macchina da corsa di colore rosso pensa solo esclusivamente alla Ferrari, col grigio e nero pensa alla McLaren, col blu alla un'altra casa automobilistica, chi agiva in quel caso era soltanto la Ferrari. Sono state sequestrate tutte le macchine, quindi inibito la produzione, vendita e pubblicizzazione delle macchinine di colore rosso. Quindi ecco per dire poi, ma qui siamo nell'alta altissima rinomanza, insomma, perché poi l'importanza della registrazione, della tutela dei segni distintivi. In un altro caso invece del Tribunale di Napoli non ha concesso tutela a un'azienda che aveva registrato un pantone particolare di colore, era una sfumatura di azzurro, con la quale andava a distinguere, quindi come marchio di colore, il tappo di un baratto, di una confezione di prodotti agricoli, carciofini, qualcosa del genere. Perché questa scelta e perché forse la banalità di questa strategia di marketing di questa azienda che poi non ha proseguito non avendo ricevuto tutela? Perché la tesi sostenuta era questa: sì, è vero, il tappo può essere fatto di qualsiasi colore, ma normalmente i coperchi di alluminio, normalmente per i prodotti della terra sono o verdi o marroni o argentati, cioè nessuno è azzurro, l'azzurro è destinato ai prodotti normalmente marini, e quindi nelle scaffalature dei supermercati, poiché ci sono delle divisioni di prodotti che rispondono non solo a esigenze di marketing ma anche organizzative dei supermercati, cioè sui banconi, spiccavano questi barattoli azzurri di prodotti di terra tra tanti barattoli, tante aziende in concorrenza tra loro, nessuna delle quali utilizzava l'azzurro. Dice quello, vedi, c'è il carattere distintivo, è un segno distintivo, l'ho registrato, distingue solo il mio prodotto, perché lì non troveremo il tonno, le sardine o le acciughe che stanno in tutt'altro settore e sono tutte quante azzurre o rosse, mentre lì è l'unico in questo modo. Però lì il Tribunale di Napoli, il giudice in particolare della non ritenne che ci fossero i requisiti per consentire tutela, e quindi non fu considerato né contraffazione né atto di concorrenza sleale quello dell'azienda, l'altra azienda che in una marcia di avvicinamento aveva modificato un po' l'etichetta, un po' il baratto, andando anch'essa a vendere, come aveva sempre venduto nel tempo, ma senza mai utilizzare l'azzurro per i propri coperchi, questi prodotti. In quel caso la tutela non c'è stata. Passando in tutt'altro settore, non so quanto sia il tempo a disposizione, poi interagiamo, ne parliamo, dei marchi sportivi, così anche per, diciamo, alleggerire. Parlando della funzione evocativa del marchio, in particolare sono i marchi sportivi che sono quelli che hanno che trasmettono effettivamente, e quindi si può avere la prova pensando a quello che accade in pratica, ad esempio pensando ai marchi delle società di calcio, vabbè, adesso non individuo la diapositiva, i marchi delle società sportive, perché vendono soprattutto tanti di quei prodotti e perché si vende grazie al marchio, e che svolge in quel caso unicamente la funzione evocativa, suggestiva, e non dà alcuna garanzia di qualità del prodotto, non individua l'impresa, quindi né funzione distintiva né funzione di garanzia di qualità, perché il marchio è il marchio che vende il prodotto. Cioè quando si vede il marchio il tifoso dell'Inter o della Juve o del Potenza che vede la sciarpa con i colori della propria squadra, il bambino, il ragazzino la va a comprare non perché quella sciarpetta o quel cappellino sia indice di una particolare qualità di quel prodotto, oppure perché riconduca un'azienda che fa molto bene le sciarpe o cappelli di lana in pieno inverno, se ne frega, la qualità probabilmente è scadente, ma va allo stadio con quel cappellino perché rivive un'emozione con quell'acquisto, si sente partecipe di un evento, partecipa alla vicenda sportiva calcistica, e quindi il marchio vende il prodotto senza svolgere nessuna delle funzioni tradizionali cui abbiamo fatto riferimento prima.
e per lui non è indifferente avere il cappellino della Juve, dell'Inter o del Napoli o del Potenza a seconda del caldo, del freddo. No, a lui interessa avere i colori della propria squadra, alla piccola o grande che sia, perché proprio perché si va a identificare, c'è un processo di immedesimazione e quindi deve avere quei colori, quel segno, quel marchio. E allora che cosa è accaduto? Anche qui ci sono casi giudiziali, diciamo anche simpatici, che si sono diciamo succeduti nel tempo. Quello tipico, più classico, insomma conosciuto probabilmente da alcuni, è quello dell'Arsenal in Inghilterra. L'Arsenal, vorrei trovarlo ma non so se... L'Arsenal ha determinati segni, il cannone, lo scudo, ecco, queste sono quelle società sportive, questo è quello di l'Arsenal, ecco qua, questi sono i simboli dell'Arsenal, lo scudo con il cannone e c'era un signore, l'Arsenal è una società, è stata una delle prime in Europa a tutelare tutti i propri marchi, a registrarli e a tutelarli. Un signore, tal signor Reed, aveva, fenomeno comunissimo non solo in Italia ma dovunque nel mondo, un piccolo chiosco in cui vendeva sciarpe, prodotti non ufficiali dell'Arsenal, e lui lo diceva: qui si vendono prodotti non ufficiali, quindi non c'è inganno per il consumatore, chi acquista sa di acquistare un prodotto falso e non vero, quindi non licenziato dall'Arsenal o prodotto direttamente dall'Arsenal. Ma per il discorso di prima, diciamo, quello se ne frega, perché a lui interessa avere la sciarpa dell'Arsenal. E quindi il signore Reed si difese in giudizio dicendo: guardate, non c'è inganno per il consumatore, non c'è concorrenza sleale nei confronti dell'Arsenal, perché io lo dico che il prodotto è falso, come per esempio questa maglietta del Napoli che c'è scritto sul colletto: copia non conforme all'originale. Quindi chi la compra lo sa, la compra anche da un giornalaio, su una banca, dice: io sto comprando un capo non conforme, lo pago 3 euro. Se volessi quello licenziato, quello veramente, lo pagherei, dico per dire, 30 euro. È così un po' come le borse Gucci, Vuitton, eccetera, sulla bancarella, e dice: io la compro perché non me la posso consentire, quello poi non me la voglio consentire, non mi importa. E se non ho le possibilità, non sto sottraendo fette di mercato alla casa madre, perché comunque non l'avrei mai comprata, e comunque non sono ingannato, perché so bene di comprare un falso. E c'è stata anche qualche assoluzione in sede penale molto rara, così nei confronti di quello che è una assolutamente minoritaria e superata. La contraffazione scelta, non c'è comunque... Io, diciamo, seguirei la tesi, diciamo, diversa, che invece riconosce questo tipo di tutela. Ma torniamo all'Arsenal. Il signor Reed quindi dice: non c'è inganno, la tesi era questa, e dopo alterne vicende, in pratica, il signor Reed diceva: guardate che chi compra appunto questi prodotti falsi lo compra perché sa che la sua è una dimostrazione di sostegno, di fedeltà, di appartenenza alla squadra, e per questo inizialmente la Corte inglese assolse, insomma non impedì l'ulteriore commercializzazione al signor Reed. La questione andò alla Corte di Giustizia, resse di nuovo dinanzi alle Corti inglesi, e la Corte di Giustizia dettero ragione invece all'Arsenal, perché sulla base di un ragionamento che vale, facendo il parallelo anche con le borse Vuitton, così eccetera, perché vedendo anche quello che accade dopo l'acquisto, cioè io acquisto un prodotto che so essere palesemente falso, ma anche se io ho la borsa di Vuitton non originale, nel momento in cui io l'ho indossata, probabilmente non ha un abbigliamento adeguato a quel tipo di borsa, non c'è scritto borsa falsa, borsa acquistata senza inganno, questa è una copia, ormai è entrata nel mercato, per cui nell'ambito della società, di quello che avviene ogni giorno, le persone che vengono in contatto, anche i terzi che non sanno che a monte c'è stato un acquisto, sono ragionevolmente indotti a pensare che quella sia una borsa originale. Se poi dovesse presentare un difetto, avere una cosa, è un effetto che indirettamente si può riversare sulla stessa casa madre, e quindi in ogni caso è considerato un illecito, è un uso non autorizzato del marchio. Quindi la Corte inglese ha detto che il titolare di un marchio può opporsi all'uso da parte di un terzo se questo pregiudichi la garanzia di provenienza e non costituisce una scriminante la circostanza che il segno possa essere percepito quale dimostrazione di sostegno alla squadra. In questo caso comunque la Corte di Giustizia si è limitata a rimarcare quella funzione di garanzia di provenienza del marchio e non a riconoscere quell'ulteriore funzione che pure si trova in tante sentenze comunitarie, quindi riconoscendo un valore autonomo
dotato di una forza di per sé suggestiva ed evocativa che avrebbe rafforzato questo convincimento. In senso completamente opposto, una sentenza del Tribunale di Milano, perché per una stessa situazione, una riguardava l'Inter, che pure è stata sempre attiva a tutelare i propri marchi, una società cinese, nemmeno cinese, italianissima, però col nome Guangzhou cinese di Guarinello Giuseppina, ha avuto una sentenza passata in giudicato nei confronti della Società Internazionale Calcio S.p.A. perché lei che cosa faceva questa signora? Lei scriveva sulle sciarpe, sui gadget che vendeva con il classico chiosco fuori dello stadio, inseriva il nome Inter, ma non esattamente il marchio Inter, che questi sono i marchi dell'Inter, abbiamo marchi figurativi, marchi, un marchio complesso, marchio denominativo, ma erano espressioni quali Forza Inter, Magica Inter, Ale Inter, per cui si è ritenuto, è discutibile ma è tale, che quel nome Inter, oppure Inter se tutti noi, fosse usato in senso descrittivo nell'ambito di un'espressione più ampia, ma che non fosse un uso non autorizzato, illecito del nome Inter, che è compreso nel termine Federazione Calcio Internazionale 1908, ed in pratica alla fine di un lungo processo è stato ritenuto lecito la vendita di cappellini, sciarpe, cuscini, portachiavi basandosi su questa licità dell'utilizzo della parola Inter, purché in combinazione con altri elementi denominativi e figurativi e dei colori della squadra che comunque non costituiscono abbigliamento sportivo. Questa è stata la limitazione di un accoglimento parziale della domanda che ha proposto questa persona dopo aver subito una diffida da parte dell'Inter. Ecco che possono avere appunto sentenze insomma di tenore diverso, orientamenti diversi, e ritornando al caso Ferrari, per esempio, appunto c'è un altro caso, questo pure del Tribunale di Napoli, aveva agito nei confronti di una persona, di una candidata di un partito politico che si chiamava non ricordo il nome di battesimo, ma di cognome Ferrari. Quindi dice: io uso legittimamente il mio nome, sono candidata, non vedo perché nella mia campagna elettorale io non possa avere tutta la pubblicità con affissione di manifesti utilizzando il mio nome. È assolutamente lecito. Tuttavia la signora che cosa ha fatto? Ha scritto il suo nome con la F allungata della Ferrari, che è un marchio anch'esso, o anche se non fosse un marchio registrato, comunque si sarebbe secondarizzato, cioè per l'uso prolungatissimo di una, come la P di Pirelli, tutta allungata, immediatamente riconduce a quello, perché quell'uso prolungato dà secondary meaning, si dice una secondarizzazione, una forza, un segno che nasce, se non proprio nullo, quantomeno debole. Quindi aveva la F allungata e lo slogan era: metti un rombo nel partito. Allora, tra la F così, metti un rombo nel partito, lo scrivi in rosso, diciamo c'era tutta una serie di elementi per cui questa signora, in effetti, questo agganciamento. Però è pur vero che la Ferrari non, cioè la signora non è un imprenditore, non faceva attività imprenditoriale, quindi dice: io non sto facendo alcuna attività concorrenzialmente, neppure scorretta, ma nemmeno né corretta né scorretta, perché io non sono in competizione con la Ferrari per vendere qualcosa, io sto facendo una campagna elettorale, non sono un imprenditore, mi difendo, non mi puoi attaccare, perché... Però dall'altra parte si sosteneva che in ogni caso si poteva pensare, con quest'uso non autorizzato, quindi ritorniamo all'articolo 20 e 21 del mare, che la Ferrari quasi quasi avesse voluto riconoscere come casa di Chanel, la compagnia del caffè, ne potrebbero essere diversi, come se fosse insomma favorevole, in qualche modo sostenesse la campagna elettorale di questa persona, quindi effettivamente non andava bene. La vicenda si è conclusa transattivamente, per cui la signora ha eliminato la cartellonistica due giorni prima delle elezioni, ma oramai la campagna elettorale l'ha fatta tutta quanta con tutta la pubblicità negativa, solo come fatto così di curiosità non è stata eletta, comunque non è scomparsa completamente dal panorama politico, però questo per dire com'è. Va bene, io passo la parola all'avvocato Montelione, poi ritorneremo su alcuni temi, insomma, anche sul design, se ci sarà tempo o no.